Amici, in questo episodio andremo a sconfiggere sicuramente l'Ender Dragon e magari, se ci gira, anche il Wither, cioè episodio incredibile. C'è solo un piccolo particolare, che io queste cose, ovvero l'uccisione del Wither, l'avevo già fatta. Vi chiederete quando? Ora ve lo mostro. Iniziamo. Allora, come potete vedere, c'ho tipo l'inventario della vita, ovvero c'ho l'elmo, vabbè, non incantato, questo incantato e questo incantato. C'ho frecce, tre teste del Wither che dovrei mettere da parte. Vabbè, rischiamo portandocele. E poi tipo le mega armi della vita della storia. E voi vi direte, ma cosa è successo? Il Wither l'avevo già sfidato, però come un idiota non avevo fatto partire la registrazione. E quindi sostanzialmente dovremmo rifarlo. Ho rifarmato le teste, ci ho messo un botto, era anche un episodio stradivertente. Però ehi, sono un idiota totale. Ma adesso andiamo nell'end. Il rischio di morte, proprio in modo ignorante, è bello alto. Noi ci proviamo, potrebbe finire tranquillamente in tragedia. Salve, salve Drago dell'End, come la va? Subito iniziamo così di cattiveria? Ok, ok, iniziamo di cattiveria. Allora, che io sappia, perché non è che ne so... No, no, pezzo di fango, pezzo di fango! Già c'è il drago, in più se mi attaccano anche loro proprio. Allora no, saliamo, saliamo. Dicevo... Che io sappia, bisogna distruggere prima sti cosi qua e poi andiamo a picchiare lui. Che casino! No, 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 siamo già morti alla fine, perfetto, è stato un piacere, è stato un piacere. Ciao, 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 ciao. Allora, via, via, sali. Ok, siamo già morti. Perfetto, Master. Perfetto. Facciamo finta che non sia successo niente. Signori, siamo già morti come degli idioti. Non, sinceramente, non me l'aspettavo che esplodesse. Non ci avevo pensato. Dannazione, dannazione. No, dove sto andando? Dove sto andando? Dov'è la strada? Oh mio Dio, che casino. Che casino, siamo già morti. Ok, siamo tornati. Ma sinceramente potremmo rimorirci tranquillamente. Ma soprattutto, cazzo, non ho preso i blocchi. No, non ho preso i blocchi. E io come salgo? Parkour! Oh mio Dio, parkour davvero. E io direi di andare sulla prossima cosa per salire. Ma sto giro, non voglio rifare lo stesso errore di prima, ovvero esplodere come un animale. Bensì, mi inventerò qualcosa. E spero soprattutto che i blocchi bastino. Voglio provare a farmi tipo una sorta di muretto dietro. Metti che esplode, cado in terra e rimuoio. Cioè, che figura... No! Vabbè, fai... Ok, yeah, il muretto, yeah, il muretto. Fa niente, se cadiamo riprendiamoci i blocchi. Sono stato uno stupido, avrei dovuto prendermi più blocchi. Ma sinceramente non ci ho pensato. Oppure farmi delle scale. Vabbè, fatto sta che il mio piano, e spero che sia il piano giusto, è quello appunto di salire su tutte le torri, spaccare i cosi e poi andare a picchiare il drago. Sì, ma io ci metto un'eternità a continuare a salire e scendere. Da... No! Oddio, 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 draghettino, oddio, oddio. Io me lo sento che finirà in tragedia, me lo sento. Siamo sopra. Devo farmi il muretto. Aspettate che prima ha funzionato. Facciamolo funzionare ancora. Ho finito pure i blocchi. Ma in teoria dovrebbe bastare, esatto. Viece? Viece? Drago, fai tutto il figo, però te le prendi le sberle, eh? Spatta! Ok, 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 scusa, scusa, sei più forte tu, me ne vado, ciao! Ma se invece tipo uccidessi gli Enderman e mi prendo le Enderpearl? Così? Tipo tatticone? Esatto, così tipo posso salire lì su? O è una tattica stupida? È una tattica stupida. Ok, fiche sberle però che tira. Aspettate che voglio lanciarmi. Sotto! Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata! Ok, ho fatto una cazzata totale. Perfetto, perfetto. Vabbè, almeno ne approfitto per prendere dei blocchi. Che ho, vero? Sì, ce li ho, dai. Che stupido! Vi prego, voglio ritrovare le mie cose! Non voglio... guardate quanti diamanti ancora, che belli! Tra l'altro, appunto, nell'altro episodio, che era stradivertente, che palle, mi dispiace un po' che l'ho perso. Avevamo ucciso il Wither, e infatti è per quello che tipo c'ho la mia isola tutta distrutta. Perché come un idiota, per scherzare, ho detto, ma sì, facciamolo spawnare qui. E in effetti l'ho fatto davvero spawnare nella mia isola. E quindi ci ha distrutto tutto, ho dovuto fare tipo delle basi di fortuna. Fortuna tra virgolette. Però vabbè, non avevo registrato, quindi in caso... Aia, mi sono rotto le gambe. Dicevo, in caso andiamo a sconfiggere il Wither in questo episodio. Ma adesso pensiamo al Drago dell'End.
A.K.A. Ender Dragon. E sì, sto usando del legno per salire. Ok, ora non guardiamo nessuno, grazie. Non guardiamo nessuno, non esiste nessuno. Esiste solo le mie cose che per il momento non trovo. Oh, salve. No, 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 sento le sberle. Sento le sberle proprio avvicinarsi. E ora bisogna solo capire quale torre, su quale torre andare. Io andrei... Aia! Oh, che roba era? Ok, potrei mangiare la mela d'oro, però... Per il momento preferisco tenerle ancora. Boh, magari possono servire più avanti. Spero tanto che non mi stia per tirare. Ok, che pelo. Che pelo. Sì, salve. Facciamo la solita tecnica muretto? Sì, facciamo la solita. Papà. Viece? Viece, sei ancora. Aia, aia, cos'è che mi sta colpendo? Oh, stai buono lì, stai buono. Che ora devo andare di là ed è pericoloso. Oddio, sta cosa è pericolosissima. Non fatela mai a casa se siete deboli di cuore, perché il rischio è troppo elevato. Soprattutto se siete contro un Ender Dragon e diciamo che non è l'avversario più facile della storia. Qui... No, 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 no! Sì, sono un deficiente. Sarà facile, dicevano. Non ti succederà niente, dicevano. Sì, certo. Sì, certo. Dai, ma perché deve finire in tragedia sempre? Tutto in tragedia. Sistemiamo di nuovo l'inventario. Che poi, per fortuna che la strada è breve e comunque le cose le posso riprendere facilmente. A meno che non cada nel vuoto, ma per il momento non è il caso. Piccone alla mano. No! Dai, dai, dai! Dai, dai, no, basta. Non ce la faccio più a cadere, basta. Dai, che poi spreco anche un botto di... Dai. No, ora lo voglio spaccare. Aia, da qua, esatto, perché almeno mi prendo meno sberle. Allora, lì l'avevo rotto. Lì no, fide, ma quanti me ne mancano. Tra l'altro, scrivetemi se voi sapete una tecnica per ucciderlo più facilmente. Perché, per ora, per me... Oh, sono vivo! Sono vivo! Ah, stupido! Ah! Dicevo, per ora, secondo me, questa tecnica è la migliore. Se voi ne sapete di migliori, scrivetemelo nei commenti. Perché di sicuro ne sapete delle migliori. Diciamo che per ora la mia tecnica migliore è stata quella di usare il muretto, che è stato fondamentale. Viece? Viece, te che fai tanto il fi... No, no, non venirci. Ma cosa mi colpisce che non capisco? Ah, forse è sta cosa... Boh, non lo so. Rischiamo? Dai, rischiamo e proviamo a fare il ponte sospeso nell'aria che finirà in tragedia. Non voglio morire ancora! Però per ora sembra che non ci stia attaccando. No, 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 no! Scappa, 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 scappa. Via, 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 via. A me i blocchi, a me i blocchi. Ah, dai che manca poco. Relativamente. No! Mi sta guardando! Mi sta guardando! Ah! No, no, non alla fine, no, non alla fine, no, non alla fine, no, dai, no. Ok, ci siamo, siamo stracarichi, dammi l'armatura che è fondamentale, va. Dammi l'armatura. Ok, metti tutto così, perfetto. Dove stavamo andando? Qua sopra? Ok, sarà dura, sarà molto dura. Che poi in realtà, aia, non è difficile. Vedete, allora, cos'è che gli dà vita? Ancora due ne mancano. Pff, ancora due ne mancano. Ma se tipo io sparassi con l'arco? Ma dai, non ci credo! Ma stai scherzando! Cioè, bastava sparare con l'arco! Aia, aia, aia! Ma dai, ma che cacchio! Ma ditelo prima! Ma Minecraft, ma dimmelo prima! E adesso come scendo? No, guardate come sono incattiviti! Guarda quanto sono incagnati! No, 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 buoni! Oh, 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 oh. Che succede? Oh? No, no, no! Sono incattivitissimi! Ma vai via! Ma stai scherzando! Oh, prenditele le sberle. Dai che il drago non ha tanta vita, eh. Cioè, nel senso, non è così resistente. Però diciamo che i suoi problemi li può causare ta 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 ta! Anche sti Enderman soprattutto strafastidiosi. È una sfida all'ultimo sangue. Da, mi hanno... Cioè, mi hanno... Oddio, io odio gli Enderman! Sono fastidiosissimi. Sono un dito in quel posto lì che non voglio dire. Ma che avete capito tutti. Purtroppo. Che poi gli Enderman quando è che ti attaccano? Quando li guardi. Mi sembra, e non ne ho la certezza però. Secondo me quando li guardi. No, state buoni, oh mio Dio che fastidiosi. Oh mio Dio che fastidiosi. Allora mi nascondo qua. Mi nascondo. No, Enderman! Oh. No, ma perché c'ho... Ma cos'è che mi col... Vai, muorici. Muori. Guardate che sberle. Che casino, che casino, che casino. Ok, però le sberle gliele abbiamo tirate. Vai, tutte in faccia, tutte in faccia. Sì, vai. Vedete che alla fine non ha molta vita o resistenza. Semplicemente è fastidioso, mettiamola così. Molto fastidioso.
troppo fastidioso. Dai, che manca pochissimo. Manca pochissimo. Cioè, io sta cosa dovrei farla nella survival. Cioè, nell'hardcore, pardon, non nella survival. Anche nella survival. Cioè, io al primo tentativo nell'hardcore non ce la farò mai. Preso. Scappa, scappa, scappa. Dai, che ti manca poco. Vieni qui che ti prendo a sberlina. Sì! 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 Esplodi. Esplodi! È esploso. Che bello, che bello. Dammi anche l'esperienza, Vala. Oddio, 61. Ok. Ma l'uovo del drago mica da un uovo. Mica da qualcosa. Non lo so. Oh yeah. Boom. E uno l'abbiamo accoppato. E ora in teoria c'è da prendere il teschio dello scheletro. Cioè il teschio dello scheletro. C'è da uccidere il Wither. Che poi, secondo voi, è più forte il Wither o l'Ender Dragon? Punto di domanda. Sinceramente io non saprei rispondere. Solo che l'unica cosa che so è che al momento mi serve della Soul Sand che non ho. E quindi devo andarla a prendere. Però tranquilli che ci sconfiggiamo pure il Wither. In un modo o nell'altro. Allora, il Wither è evocabilissimo. L'unica cosa che non so è dove evocarlo. Perché l'altra volta, come vedete, ma ovviamente non ho registrato, l'ho evocato appunto qua. Quasi quasi lo rievocherei nello stesso punto dell'altra volta. Concordiamo tutti che è da stupidi evocare il Wither. Boom. Boom. Però, aia, vabbè, già iniziamo. Lui è di un fastidioso. Calmo, stai calmo, stai calmo, che questo qua mi disintegra la base, vabbè, niente. Non ha troppa vita in realtà, ma tira delle sberle, ma tira delle sberle che non ave... Schiva! Le ho schivate tutte! Anche l'ultima, sì, non so perché mi muovo anche nella realtà, però sta funzionando. Tiragli le sberle, tiragli le sberle. Dai, vedete che alla fine... Aia, aia, aia. Non ha troppa vita, però... Dove scappi, dove scappi? L'altra volta ho fatto fatica, anche perché non avevo l'arco incantato. Ed era mezzo rotto. Era stata una tragedia l'altra volta, però... Aia! Ok, 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 ok. Guarda come le schiva! Tipo... Ma vorrei tirargli qualche spadata, perché di sicuro... Mamma mia, come stiamo schivando comunque. Di sicuro con la spada gli faccio un male. Ma un male che voi non avete idea. Guardalo lì, è in preda al panico, non sa cosa fare. È così confuso da colpirsi da solo, direbbero in Pokémon. Che poi, perché spara quattro colpi se c'ha tre teste? Cioè, cosa ti fa... Eh? Ok, cosa sta succedendo? Cosa succede? Aia, è impazzito, è andato in rage, è andato in rage. Cioè, guardate che casino. Prenditi ste botte. Vai, vai, vai con la spada, vai con la spada. Approfittane, Master, approfittane. Sì, manca po'. No, 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 ci stava portando fuori. Barrica, 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 barrica. Vai con la cosciotta. Avete mai ucciso il Wither con un manzo cotto? Beh, neanch'io, però vorrei provarci in realtà. Dai, vieni qua, vieni che ti prendo a spadate. E c'è? Bravo. Cioè, oddio, bravo più o meno. Questo qua mi disintegra l'isola. Poi io muoro e cado e muoro io. Ok, diciamo che questa fase è più rischiosa del previsto. Molto più rischiosa del previsto. Aia, aia. No, 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 no. È un pazzo, è un pazzo, è un pazzo. Devo aspettare che pushi perché... Dai, vieni. Tirami una bella pushatona. Bravissimo. Bravissimo, bravo, bravo. Bloccati lì, bloccati lì. Ecco, mi sono bruciato. Perfetto, mi sono ustionato. Mi sono ustionato. No! Che casino, che casino. Dai, tirai un paio di spadate. Sì, manca pochissimo. C'è pure uno zombie. Ma cosa succede? Ma muori. Oh, è buggato. È uno zombie buggato. Ok. Sotto! Sì! Sì! Voglio farvi vedere la scena. Esplodi. Ok. Dai, esplodi. Boom. Che fatica. Che fatica. Vedete come premio? Ci ha dato un semino. No. Dov'è in teoria il premio? Non ce l'ha dato. Vabbè. Signori, questa è la nostra isola distrutta. Mamma mia, che fatica. Che cos'è quella roba che ci ha dato? Questa qua in alto a destra. Boh, non lo so. Oh, guardala qua. Boom, donde stas? Stella del Nether. Yes. Quindi amici, la serie si può concludere. Io direi che per concluderla bruciamo la stella del Nether. Non so perché l'ho fatto. Quindi amici, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Ma questo episodio è stata la cosa più faticosa della storia. Ci abbiamo ucciso l'Ender Dragon stra fatiche. Se avessi scoperto prima di poter utilizzare le frecce sarebbe stato 100 volte più facile.
E abbiamo ucciso anche il Wither per la seconda volta, ma per voi è la prima. Quindi amici, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2.45, con un nuovo video, sperando che non ci sia nessun Wither o Ender Dragon. Ciao!